Bene, allora siamo arrivati alla fine, all'ultimo incontro della nostra giornata dedicata all'innovazione. Il nostro ultimo ospite è il governatore di Banca d'Italia, Ignazio Visco, che verrà intervistato dal direttore del Foglio, Claudio Cerasa. Si sente? Benissimo. Grazie intanto al governatore, è un piacere e un onore averla qui con noi, non solo ovviamente per il suo importante lavoro, ma anche perché, come molti di voi sanno, il governatore è un grande esperto di innovazione e di crescita e le cose in qualche modo si tengono insieme e cercheremo anche di capire perché nel corso della nostra chiacchierata. Io avrei subito una domanda, perché che è legata al tema della robotizzazione. Per noi è importante, diciamo, parlare di innovazione perché innovazione significa creare opportunità e non aver paura del futuro. Però oggi lei come spiegherebbe a un giovane che la robotizzazione è un alleato e non una grande minaccia per il futuro del lavoro? Anzitutto grazie dell'invito, buonasera a tutti. Sarà impossibile avere gli applausi che sono stati riservati a chi mi ha preceduto, straordinario. L'economia è arida. Come si fa a rispondere a una domanda del genere? Molto difficile. Un paio d'anni fa ho un piccolo libro, ho raccolto un po' di miei interventi, si chiamava Perché i tempi stanno cambiando, ricordando una canzone di Bob Dylan, e quello che si diceva è cogliere le opportunità, non avere paura del cambiamento, ma è ovvio che c'è paura del cambiamento. Il mondo è molto diverso, in soli 10-15 anni abbiamo un mondo così cambiato. Adesso io vado in giro con questa cosa qui, ma 10 anni fa ovviamente non era pensabile. Qui c'è tutto. E soprattutto c'è una necessità per poter usare, usufruire del cambiamento, di disporre di conoscenze, competenze, attitudini che da noi effettivamente un po' mancano. Ma è una qualcosa che è sempre avvenuta. David Ricardo, più di 2 secoli fa, scriveva un capitolo nella sua opera principale che si chiamava Delle macchine. La paura delle macchine, della sostituzione che le macchine avrebbero in qualche modo compiuto rispetto al lavoro degli umani, è l'oggetto della rivolta dei luddisti. Eppure il cambiamento tecnologico ha sempre portato più lavoro, non meno lavoro. Questa volta la differenza è che avviene tutto molto in fretta. E la capacità di adeguare le nostre competenze, le nostre conoscenze probabilmente richiede del tempo e il tempo probabilmente non è dalla nostra parte. In Italia abbiamo un livello di non solo competenze ma anche di digitalizzazione dell'economia molto basso. Nelle considerazioni finali ultime, questo discorso che io faccio alla fine di maggio in occasione della presentazione della relazione alla Banca d'Italia, osservavo come noi abbiamo su un totale del valore aggiunto prodotto ogni anno solo il 5% che proviene da settori digitalizzati, l'8% in Germania. Siamo sulla base di un indice che mette insieme una serie di caratteristiche di un'economia moderna, tecnologicamente avanzata e così via, siamo agli ultimi posti con la Grecia, la Bulgaria, ai primi ci sono la Svezia, la Danimarca, l'Olanda, in mezzo, a metà strada, c'è la Germania e anche la Germania e la Francia non sono particolarmente avanzati, quindi è una sfida, però è una sfida da cogliere. Noi non sappiamo cosa sarà il futuro, ma sappiamo una cosa sicura,
che se non ci attrezziamo il futuro non sarà facile, e abbiamo un ritardo per quel che riguarda il capitale umano, come si dice, quindi il livello di competenze, la diffusione di competenze tra i giovani e gli adulti rispetto al resto del mondo, un resto del mondo nel quale l'adeguamento è stato molto rapido e lo si vede dai tassi di disoccupazione, in Giappone il 2%, negli Stati Uniti il 3%, questi sono i numeri, da noi il 10%, indubbiamente c'è una difficoltà. E l'altra, ed è una difficoltà ancora più grave quando pensiamo al fatto che noi siamo un'impresa manifatturiera che richiede appunto di utilizzare quelle tecnologie moderne, che siano i robot, come diceva prima il direttore, sia l'intelligenza artificiale, che sembra una cosa terribile, ma non lo è, in modo efficace. C'è un libro recente, che molto semplice da leggere, che è scritto dal direttore dell'Istituto di Tecnologia di Genova, che risponde a una serie di domande e dice in fondo l'altra specie, i robot. I robot sono disegnati da noi e lavorano per noi, e l'intelligenza artificiale la produciamo noi per servirci nel meglio. Scompariranno i lavori? Beh, ma ci saranno altri lavori nuovi. L'importante è che si investa tutti continuamente nelle nostre capacità, e questo investimento da noi è molto lento. C'è anche da dire che la paura della disoccupazione tecnologica è di vecchia data. Keynes ha scritto un bellissimo saggio 80-90 anni fa esattamente su questo, dicendo che però poi alla fine la tecnologia ci avrebbe consentito di stare tutti meglio, di lavorare di meno. Non è che ci ha colto molto, però effettivamente per quel che riguarda la crescita del benessere sicuro, economico perlomeno, c'era. Il problema di oggi, il rischio di oggi è quello distributivo, e effettivamente ci sono rischi di concentrazione tecnologica, e quindi di concentrazione in grandissime imprese multinazionali, ma questo può portare a avere una distribuzione del reddito molto sbilanciata. Ci sono rischi sicuramente che vengono al tipo di utilizzo che delle tecnologie si fa, che siano rischi, quelli che leggiamo tutti i giorni, per la privacy di ciascuno, ma ci sono anche rischi che la proprietà intellettuale, cioè gli investimenti che si fanno, in realtà può essere messa in discussione. Quindi c'è molta attenzione, ma è inevitabile andare a cercare di cogliere le opportunità. Per noi siamo in ritardo, quindi abbiamo anche un'opportunità, quella di raggiungere, abbiamo diciamo a parecchia strada che possiamo fare, che altri hanno già fatto, e quindi non c'è altro che affrontarla con una visione di lungo periodo, di medio-lungo periodo, non solo attenti ai guai congiunturali che ci affliggono, ma guardando ai benefici che da questi investimenti privati e pubblici possono derivare. Mentre lei parla mi viene in mente un tema, forse questo microfono funziona meglio, c'è un microfono che la stiamo dando, eccolo qua. E il tema forse potrebbe essere anche questo, non so se è d'accordo, ma c'è una correlazione tra paesi che hanno un debito pubblico importante e paesi che non riescono a scommettere sull'innovazione, perché in fondo sono due lati della stessa medaglia: non riuscire a occuparsi e a preoccuparsi di chi viene dopo e di quel che viene dopo. Io non credo. No, questo è ancora peggio. Questo è peggio di prima. Vero? Eccolo. Adesso va bene. Non credo che ci sia una correlazione tra il livello del debito pubblico e la capacità di un'economia di rispondere a queste sfide. Prima di tutto, ovviamente, il condizionamento che viene dal debito pubblico ha molte dimensioni. Sicuramente ha una dimensione per quel che riguarda la capacità di programmare investimenti in infrastrutture pubbliche, ha probabilmente anche la connessa difficoltà di intervenire per stabilizzare l'economia di fronte a shock. Questi sono interventi di natura congiunturale, ma io credo che al fondo quello che veramente ci deve far riflettere per quel che riguarda il settore pubblico è una questione di composizione della spesa. Quindi spesa per investimenti ha capacità di rendimento molto più alta, il moltiplicatore di Keynes, che non la spesa per trasferimenti, che va finanziata con imposte. Quindi lì non c'è niente
niente da dire se ovviamente si interviene su problemi sociali rilevanti, ma non attendiamoci che quello è ciò che riesce a far crescere di più un'economia. L'economia richiede un grado di fiducia e un grado di visione futura da parte di tutti, non soltanto il settore pubblico, molto più elevati di oggi. Richiede di porre attenzione ai cambiamenti demografici, ai rischi climatici, hai sicuramente la necessità di investire nelle tecnologie, e richiede sostanzialmente di non vivere continuamente, in questo senso sì, sotto l'incubo che poi non riusciamo a contenere i disavanzi e i mercati si preoccupano. I mercati poi non sono entità astratte, sono tanti risparmiatori che investono il proprio risparmio in tanti modi, per esempio acquistando titoli dello Stato italiano, nell'ipotesi, nella presunzione che ovviamente questo debito sarà onorato, e se per caso il rischio del debito è percepito troppo alto, beh, a questo punto si chiedono interessi più alti per compensarlo. Quindi sicuramente c'è una parte, diciamo, di difficoltà legata alla visione corta e a rischi di fiducia ad essi connessi, ma io non credo che ci sia una correlazione 1-1 tra il livello del debito e la capacità di innovare. Fiducia è una parola che lei giustamente utilizza spesso nei suoi discorsi e nelle sue relazioni. Se lei avesse oggi un termometro per misurare la fiducia che c'è in questo momento rispetto all'Italia, cosa vedrebbe su quel termometro? Beh, insomma, sicuramente la fiducia è anche la capacità di rispettare gli obiettivi, e una volta che si definisce un obiettivo non cambiarlo continuamente. Vuol dire una politica stabile che abbia una capacità di affrontare i problemi strutturali di un paese che invecchia in modo consistente. Abbiamo quest'anno ho deciso di scrivere queste considerazioni finali puntando più sulle questioni strutturali che non su quelle congiunturali. Le questioni strutturali, sì, il ritardo tecnologico, c'è questo problema demografico. Noi nei prossimi 10 anni avremo 3 milioni e mezzo, 4 milioni in meno di persone in età da lavoro, quelle che sono comprese tra 20 e 65 anni. Avendone più di 65 e varie qui, si può anche dire che si può lavorare anche dopo, però in quel senso bisogna solo dire... Solo al foglio un applauso sì, su questa affermazione, solo al foglio da questa parte. Ma il punto rilevante qui è che nei successivi 15 anni ce ne sono altri 6 milioni in meno, e questo sostanzialmente è un effetto demografico enorme che sicuramente va affrontato. Quindi la fiducia vuol dire raccontare come si affrontano i problemi di crescita legati alla demografia e alla mancanza di sforzi sul piano della tecnologia, però anche valorizzare i punti di forza che abbiamo. E ci sono un sacco di punti di forza in Italia. È un'economia avanzata, industriale, ha recuperato molto in fretta un arresto nella sua capacità di competere col resto del mondo. Abbiamo una delle partite correnti, cioè la differenza tra quanto esportiamo e quanto importiamo, in avanzo. Abbiamo un debito nei confronti dell'estero praticamente annullato. Abbiamo una crescita delle esportazioni maggiore che molti dei nostri partner delle economie avanzate. Abbiamo un debito privato basso. Il debito delle famiglie in Italia è il 40% del PIL, tanto per avere un riferimento, quello della media europea è il 60%, quello delle imprese è il 70%, la media europea è 110%, però abbiamo un debito pubblico molto alto. È un debito pubblico molto alto rispetto alla capacità di crescere. Abbiamo sopperito a questo grazie alla ricchezza, all'accumulazione di risparmio che c'è stata in Italia negli anni dal dopoguerra in poi, e ancora adesso abbiamo una ricchezza delle famiglie più alta che la media europea, in buona parte,
diciamo 60% costituita da immobili, ma il 40% di ricchezza finanziaria importante. A fronte della ricchezza finanziaria ci sono attività, per esempio il debito pubblico. Quindi è diciamo, un qualcosa che va visto nel suo insieme, ma proprio per questo la fiducia nel debito pubblico va ricercata al massimo. Nell'ultimo anno, come da voi stessi segnalato, l'Italia è stato un paese che, osservando il termometro naturale per osservare la fiducia, che è quello dello spread, ha registrato una perdita di fiducia rispetto ad altri paesi. E quanto pesa questa perdita di fiducia, relativa naturalmente, rispetto al tema della crescita? Perché oggi l'Italia è anche, ha un grosso problema, non è un problema di oggi, ma oggi è abbastanza significativo. Quanto pesa questa perdita di fiducia su una crescita che è intorno allo zero in questo momento? Il discorso è complesso, perché vi è un effetto sicuramente sulla fiducia nel debito pubblico italiano che viene dalla capacità di crescita dell'economia. Se si percepisce che l'economia non riesce a crescere, c'è il dubbio che poi questo debito non ti sia ripagato o ti sia ripagato in un'altra valuta. Secondo, sicuramente c'è una preoccupazione sulla crescita quando abbiamo tassi di interesse così più alti della media europea. Se abbiamo nell'emissione di titoli pubblici da pagare 2,5 punti di più di quanto non si paga in Germania, e oltre 1,5 punti di più di quanto non si paga in Spagna, beh, sicuramente bisogna ragionare che questo si trasferirà piano piano in tutti i meccanismi che concedono credito a livello privato, siano esse imprese cercano sul mercato attraverso obbligazioni di finanziarsi, siano esse banche che concedono prestiti alle imprese. E questo trasferimento alla fine rallenta la capacità di crescere dell'economia, ha degli effetti sugli investimenti, ti porta a avere quella che Keynes chiamava un'efficienza marginale del capitale più bassa, quindi si fanno meno investimenti, e vi è una relazione tra lo spread, come si dice adesso, la differenza tra il rendimento della carta pubblica italiana e quella per esempio tedesca, e il grado di fiducia quale si trova negli indicatori che vengono rilevati. I mercati questo lo risentono, e bisogna anche capire di che tipo di fiducia parliamo, perché questo spread misura due variabili. La prima, il rischio che effettivamente prima o poi il debito pubblico non sia ripagato. Io credo che sia un rischio zero, però è indubbio che nel momento in cui ci sono continuamente richieste a altri di acquistarlo o di portarlo nei propri bilanci, eccetera, i dubbi vengono. Il secondo, c'è il rischio, che anch'esso io credo sia basso, però chiaramente viene enfatizzato da dichiarazioni, osservazioni. Io chiudo le mie considerazioni finali con una piccola nota sull'importanza delle parole, di quello che si dice e di come lo si dice. Ma se si alimenta la paura che molti di noi possono avere, che alla fine la politica sia quella di distaccarci dall'Europa, beh, indubbiamente questa i mercati la scontano e si assicurano contro questo rischio. Assicurandosi contro questo rischio sono vari punti base o percentuali, se volete, forse, di sì. Tassi di interesse che vengono richiesti più alto. Quindi in questo senso la fiducia va tenuta, la sfiducia va ridotta, non inseguendo per motivi vari obiettivi che sono dannosi, e dall'altro va ovviamente enfatizzata la capacità di crescita dell'economia, che se attraverso investimenti pubblici e privati viene innalzata riesce a abbassare anche il grado, la componente di assicurazione che viene richiesta sulla carta pubblica. Avevo altre due domande da farle. La prima non riguarda il tema italiano, ma riguarda un tema mondiale: Facebook, Libra. Ne abbiamo accennato oggi nelle nostre conversazioni, ma è un qualcosa di potenzialmente dirompente il fatto che
Facebook, che ha miliardi di utenti, possa in qualche modo emettere, se vogliamo dire in maniera volgare, una sua valuta, una sua moneta. Lei quali rischi vede e quali opportunità magari in questo fenomeno che potrebbe davvero cambiare gli equilibri, sì, anche del sistema monetario, forse, chi lo sa? Beh, prima di tutto banche centrali stanno studiando queste questioni da parecchio. In Cina ci sono capacità di usare moneta digitale creata dai circuiti di Alibaba e altri attraverso cellulari, quindi c'è un'esperienza in altri paesi, e Facebook in qualche modo propone di mettere a disposizione dei suoi clienti, che sono vari miliardi, un token elettronico, una moneta virtuale, digitale, con la quale regolare le transazioni. Quindi è qualcosa di complementare rispetto alla moneta che ha corso legale emessa dagli stati, per esempio l'euro e il dollaro. La differenza rispetto a altre forme che si chiamano cripto attività più che criptovalute come Bitcoin eccetera, è che questa dovrebbe avere un valore stabile perché dovrebbe essere indicizzata a un paniere di valute a corso legale, dollaro, euro ed altro. I problemi sono problemi che io credo in 3-4 dimensioni. Il primo problema ovviamente è quello della sicurezza digitale e della privacy, quindi della capacità di garantire la tutela della privacy di ciascuno. Ci sono proposte, le stiamo studiando, tra l'altro tutto questo è in questo momento in corso di studio. Ci sono a livello G7, livello G20, ci incontreremo, discuteremo esattamente delle implicazioni, però è ovvio che questa dimensione è una dimensione importantissima che le autorità finanziarie da sole non possono affrontare. Vi è una dimensione di rischi di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo eccetera. Anche su questo ovviamente occorre una attenzione particolare da parte di autorità diverse, autorità finanziarie, che sia l'intelligence o che siano le autorità anti-money laundering, però sicuramente questo deve essere uno sforzo cooperativo. E poi un problema di stabilità finanziaria, e il problema di stabilità finanziaria anch'esso va esaminato nelle sue componenti, perché noi non abbiamo ben chiaro che tipo di depositi saranno associati a una valuta virtuale, un mezzo virtuale di pagamento come questo, e quei depositi da dove verranno. Quindi c'è un problema di relazione tra questo nuovo sistema di intermediazione e il vecchio sistema di intermediazione delle banche commerciali, ma i rischi sono sempre gli stessi sotto forme diverse: rischi di mercato, rischi di insolvenza, rischi di volatilità, e quelli andranno con molta attenzione visti e regolati. Noi nel Financial Stability Board, che è un comitato globale che si occupa dei rischi di stabilità finanziaria, guardiamo sicuramente ai rischi che sono associati al comportamento delle grandi banche, pensiamo alle banche di investimento, ma anche a quelli di quello che si chiamava una volta lo shadow business, lo shadow banking, il settore bancario ombra, adesso si chiama il settore finanziario non bancario. Però questo è un punto cruciale: se per caso con quella valuta si effettuassero prestiti, attività creditizie e altro, si rientrerebbe nella regolamentazione da parte dell'autorità finanziaria, e questa sarà con molta attenzione vista. Però anche in questo caso l'evoluzione tecnologica nella finanza c'è sempre stata, dalle lettere di cambio dei banchieri fiorentini, che hanno permesso una globalizzazione ai tempi del Rinascimento, fino al microcredito di qualche anno fa, o i prodotti derivati, che hanno tante questioni critiche ma hanno anche una serie di applicazioni molto utili. Quindi vedremo.
Prima di fare l'ultima domanda, le volevo dare, perché abbiamo parlato di monete parallele, e poco fa Macox è stato qui, il nostro vignettista, e qualche giorno fa noi abbiamo stampato moneta. Abbiamo stampato dei mini bot sul foglio, raffiguranti Vanna Marchi, Luciano Moggi e Francesco Schettino. Io così li volevo regalare questi, no, li tengo io. Non vi faccio una domanda sui mini bot perché lei ha già detto moltissimo. Le volevo fare però una domanda sul tema importante, che è quello dell'indipendenza di Banca Italia. E perché in astratto, se vogliamo, difendere l'indipendenza di Banca Italia è un qualcosa che non deve essere scontato, è un qualcosa che fa parte della stabilità di un sistema come quello italiano? Ah, ci sono molti modi di rispondere. E il modo con cui rispondeva Ciampi era, più che l'indipendenza, è molto importante l'autonomia di giudizio. E questa autonomia di giudizio viene se chi opera in Banca d'Italia è libero di esercitare il proprio giudizio. Quindi questo è molto molto importante. Lei è stato sollecitato da questo, sicuramente da Minibotto, da altre cose che si leggono sui giornali, su disegni di legge possibili. Beh, le premesse di tutto ciò, secondo me, vanno affrontate con serietà e attenzione. Io credo che la premessa in base alla quale la Banca Centrale è autoreferenziale è sbagliata. La Banca Centrale produce una relazione sulla gestione e l'attività propria ogni anno, un libro molto dettagliato in tantissimi campi. Non c'è contezza di tutto ciò che fa la Banca Centrale. La Banca Centrale si sicuramente fa politica monetaria, non si fa soltanto, anzi si fa a Francoforte, io vado a Francoforte ogni 2 settimane per 2 giorni, quindi è una responsabilità condivisa, non è più sola, però è essenziale quella della politica monetaria indipendente, ma che deve dar conto per evitare che sia soggetta a pressioni politiche del momento, che possono avere conseguenze molto gravi per tante variabili, sicuramente l'inflazione. Se voi, molti dicono adesso, ma il problema, noi abbiamo come modello la Bundesbank. Beh, insomma, la modello della Bundesbank è interessante sicuramente, anche se la Bundesbank ha un campo di ampiezza più ridotto rispetto al nostro, ma la Bundesbank, proprio perché c'era un problema di rischi di interferenza, quali quelli che ci sono stati negli anni 20, 30, eccetera, è stata forzata, quando si è riscritta la Costituzione tedesca, a avere la garanzia di totale indipendenza proprio dal sistema politico. Quindi questo è molto importante. Però ci sono tante altre cose. La Banca Centrale garantisce, produce le infrastrutture di pagamento e le sorveglia, le garantisce, anche quelle di cui abbiamo parlato poco fa, fa sicuramente un'attività di vigilanza, di sorveglianza, ma anche di regolamentazione a ampio spettro, non solo sulle banche. Tra le premesse c'è, vabbè, ma c'è stato un problema sulle banche in Italia. Beh, io credo che se fossimo stati meno indipendenti i problemi sarebbero stati più alti. Il punto di fondo è stato circoscritto a trasferimento sull'intermediazione bancaria in Italia di una crisi gravissima che ha colpito l'intera economia, che si è associata in alcuni casi, io credo ridotti, ma gravi, a comportamenti sicuramente imprudenti e a volte illeciti di banchieri e di banche, ma io non credo che, e credo di averlo spiegato in 12 ore di intervento in commissione di inchiesta, come si diceva allora, e siamo pronti a rifare un'altra volta questo, non credo che sia la carenza di attenzione legata all'eccesso di autonomia, autoreferenzialità e indipendenza. Però bisogna dar conto. E noi diamo conto, bisogna anche leggere quello che noi produciamo, certo. E se si legge, se si leggesse, si vedrebbe che quello che facciamo è al servizio della collettività, di tutti, e certamente io credo ci sforziamo di farlo nel miglior modo possibile. Ultimissima domanda,
E ho fatto un piccolo esperimento dove ho ascoltato le sue considerazioni finali a maggio, l'ho anche scritto sul foglio. Sono andato a riprendere tutti i discorsi che lei ha fatto dal 2012 a oggi, perché il governatore è da molto tempo che fa questo mestiere, e ho visto che ogni anno, progressivamente, nei suoi discorsi aumentava la parola rischio. Nell'ultimo, forse un caso, non lo so, però nell'ultimo discorso che lei ha fatto la parola rischio compariva moltissime volte, più dello scorso anno, ancora di più di 2 anni fa, ancora di più di 3 anni fa, ancora di più di 4 anni fa. Lei in questa nostra chiacchierata ha messo in luce quelli che sono, a prescindere dai giudizi politici che si possono avere, i punti di forza dell'Italia, perché sarebbe sciocco non metterli in evidenza. Ma qual è, secondo lei, in questo momento il rischio principale che riguarda il nostro paese? Ma io credo che sia ancor più di come ci si esprime a livello politico. Credo che sia il rischio da parte di tutti noi di non guardare in avanti e di non cercare di affrontare, come dice anche il titolo di questo incontro oggi, il fatto che il futuro, insieme a difficoltà, porta con sé molte opportunità, ma vanno colte. Per coglierle bisogna investire in noi stessi, e quindi non chiedere soltanto allo Stato fai qualcosa per noi. Questo è il rischio, è che invece a livello di cultura, a livello di ciò che si chiede alla scuola, di ciò che si chiede per chi in qualche modo si sta per entrare nel mondo del lavoro, di questo ci si dimentichi, e quindi ci sono tanti giovani che non studiano, che non lavorano e che forse sono sempre più emarginati per questo. Quindi il nostro sforzo deve essere quello di riprenderli e di farle parte di una collettività nazionale volta al futuro. Grazie al governatore, grazie al disco, grazie davvero. Grazie Ignazio Visco, grazie Claudio Cerasa, grazie a tutti voi, grazie ai relatori che da questa mattina hanno parlato di innovazione con il foglio. Buona serata, grazie per averci seguito, anche a chi ci ha seguito online. L'appuntamento è per il prossimo anno e tutti i giorni in edicola e online con il foglio. Grazie e buona serata. Mentre state uscendo, ringrazio anche i ragazzi del service che ci hanno aiutato a fare bene il nostro lavoro, tutti gli sponsor senza i quali non avremmo potuto fare questa bellissima giornata, e ancora un augurio di buona serata a voi tutti. Arrivederci.